Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. E continuiamo il gameplay di Tomb Raider. Allora, dobbiamo dirigerci alla nave per andare a vedere il nostro amico che cosa sta combinando, perché è sparito. Intanto qui c'è un oggetto da trascinare. A quale scopo? Pesante. Questo qua è un bestione. Dobbiamo colpirlo schivando. Ferma, non muoverti! Indietro! Troppo facile! Vola. Che ha ucciso Vladimir! Stai indietro tu! Ti diverti! E ora ucciderò te! Vaffanculo! Indietro! Fa tanto male? Sta ferma e avrai una morte rapida. Fuori, brutto bastardo!
Risalitore. Abbiamo ottenuto un nuovo gadget. Sì, ma voglio dire, puoi tirare gli oggetti più pesanti, coperti di corde. Ah, adesso capisco gli oggetti che non riuscivamo a tirare. Abbiamo il risalitore. Prova Alex. Rieccomi qui. Prova Alex. Siamo tornati sulla Endurance. Era la sua stanza, questa qua. Sembra passata una vita. In fondo devo ringraziare Lara per questo lavoro. Lei ha sempre creduto in me. All'università quegli snob dei suoi amici mi sfottevano e basta. Per loro ero una stupida americana fissata con il cinema che metteva nei guai la loro studentessa modello. Ma non potevano immaginare che Lara sotto sotto ha un grande spirito avventuroso. Era stata lei a proporre quel viaggio assurdo in Bulgaria con gli zaini in spalla. Però ammetto che quel locale malfamato di Sofia era stata una mia idea. E non ci saremmo mai sognate di avventurarci da sole in Tanzania per le vacanze di primavera. Invece eccoci al secondo anno tra le rovine del versante sud del Kilimangiaro. Lara armata di taccuino, io di cinepresa. Questa è la vera Lara, avventurosa, audace e sveglia come nessun altro. È un po' più sorridente grazie a me. Chissà quante altre avventure pazzesche ci attendono. Esatto. Altre avventure mortali su un'isola maledetta. Comunque, capiamo proprio anche da ciò come vive l'avventura Lara Croft, e queste sono proprio le origini del personaggio, no? E come è diventata l'avventuriera che conosciamo negli altri videogiochi. Come facciamo a tirarlo fuori da lì? Usando l'istinto di sopravvivenza, individuiamo gli oggetti che più ci occorrono. Quindi, in questo caso, Grazie.
l'aria è bloccato. Dovrei salire lassù e cercare di sistemarlo. Dobbiamo far combaciare la scala con quella. Scusami se ti ho messa in questo casino. Ho fatto una cavolata, tornare qui. Volevo fare il duro e salvare la giornata. Invece le cose non vanno come nel film, eh? Oddio! Lara, mi ha messo male! Ok, ci sono! Brava, Lara, ho sonno. Alex! Alex! Devo entrare là dentro. Alex! Tra poco sarai fuori da lì! Ora, sgombriamo il passaggio. Niente male, eh? Ora ti libero da qui. Scusa. Beh, addio alla mia carriera di ballerina. Mi sa che ha rotto la gamba. Che fai? Così ci ammazzi! Questa sarà la mia tomba, Lara. Prendi gli attrezzi. Non senza di te. Almeno una volta nella vita lasciami fare l'errore. Gli altri contano su di me. Vai! Ora! Ah!
dobbiamo salire sulle corde. Possiamo correre sulle corde. Ci metteremo prima. Così Alex è morto. Si è sacrificato. Non uccideranno più nessuno. Vecchi diari di bordo. Dopo mesi di scavi, finalmente abbiamo nuove informazioni sugli insoliti fenomeni atmosferici che flagellano l'isola. Presso il nostro sito costiero è stata scoperta la tomba di un importante generale di epoca Kamakura. Questo ritrovamento è il tassello mancante. Finalmente potremo controllare le tempeste. Gli scavi hanno destato gli ioni tra le rovine. Sono furibondi. Dobbiamo raggiungere la sala sacra nel monastero. Laggiù si deciderà il successo o il fallimento della missione. Scoprirono qualcosa tra le rupi. Un'antica tomba. Ecco dove troverò le risposte che cerco. Antiche rovine nella base. Controllare le tempeste. Mi servono risposte. Attivare qualche abilità. Sopravvivenza. Tutti gli ingressi delle tombe e le mappe del tesoro compariranno sulla mappa. Perfetto. Così abbiamo subito una località dei luoghi che dobbiamo raggiungere. Contrattacco in schivata diventa ancora più letale, uccidendo all'istante quasi tutte le tipologie di nemico. Yeah.
Eccoci tornati alla spiaggia dai nostri compari. Lara! Appena abbiamo sentito l'esplosione. Alex era ancora sulla nave. Devo dire che hai sempre un effetto micidiale sulla gente. Allora cerca di starmi alla larga. Mangiamo, ok? Quei bastardi si sono tranquillizzati, ma è meglio non abbassare la guardia. Se devo morire in questo posto, morirò a pancia piena. Un uomo ha pur bisogno di mangiare. Finalmente un po' di ottimismo. Appena Reyes finirà con la barca, torneremo alla civiltà. Con una grande storia da raccontare. Parla per te. Io spero solo di dimenticare tutto. Salteremo con l'alta marea. No, non possiamo. Per favore, non ricominciare, Lara. Lara non è la sola a dire che siamo in trappola, Reyes. Mattias forse è impazzito, ma ne era davvero convinto. Io gliel'ho letto negli occhi. Crede che la resurrezione di Himiko sia la chiave per fuggire dall'isola. Sembra assurdo, lo so. Ma l'intera isola lo è. Le tempeste non sono naturali. Bisogna cominciare ad ammetterlo. È vero. Durante il naufragio dell'Endurance ho sentito una presenza maligna, tangibile. Quest'isola è maledetta. Dove vai? Sotto quella base sulla scogliera ci sono delle rovine. Là dentro c'è qualcosa con cui pensavano di controllare le tempeste. Devo indagare più a fondo. Appena pronti partiremo. Con o senza di te? Io non partirò senza di te. Tempesta perfetta. Arrampicati fino alla base scientifica. Ok, iniziamo questa nuova missione, però vorrei prima allora, qui c'è una tomba segreta. No.
possibile. Questa caverna Tempio delle Ancelle. Tempio delle Ancelle. Per raggiungere la sala sacra al monastero dovremo riparare quella barca. Non so come convincerò gli altri a puntare verso l'entroterra invece di salpare dall'isola, ma devo riuscirci. Ok. Reyes si opporrà con tutte allora, le sue forze. Blocchiamo qua. Vuole tornare abilità. Da sua figlia ed è sconvolta per la morte di Roth, come tutti noi. Spiegarmi perché Mattias sia tanto interessato a Sam, ma non ha importanza. Ora Sam è di nuovo tra noi. Calcio profondo. Aumenta ulteriormente la stabilità dell'arma in fase di fuoco. Ok, allora. Cosa combinano i tempi? Si danno alla pesca? Dobbiamo arrivare là sopra. Ma perché non riesco mai alle prime?
Usano questo posto come dispensa per il cibo. Ok ragazzi, il video si conclude qui. Commentate, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo.